Ha condotto una serie di rilievi per aggiornare la carta nautica relativamente alle isole di Lipari, Vulcano e Salina. La nave idrografica Ammiraglio Magnaghi ha cominciato la sua attività nel maggio scorso. Misurazioni del fondale, rilevazioni topografiche dei porticcioli e degli approdi. Il tutto con la partecipazione degli studenti del Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali dell'Università di Messina che hanno potuto approfondire quanto appreso sui libri di testo. Nell'ambito dell'attività dual use, come la Marina sta svolgendo in questi ultimi tempi, abbiamo avuto questa importante collaborazione con l'Università di Messina. Abbiamo avuto degli studenti dell'Università di Messina che hanno collaborato con noi proprio nella produzione della carta. Quindi hanno svolto con noi rilievi idrografici, topografici, oceanografici. La novità è il fatto che la carta è stata prodotta con una copertura totale del fondale, quindi tutto il fondale è stato esplorato con gli strumenti di nuova generazione che sono gli ecoscandagli multibeam, quindi diciamo che la carta è tutta nuova. Per gli studenti, quella appena conclusa è stata un'esperienza unica che hanno vissuto con grande entusiasmo. Abbiamo collaborato a tutto praticamente, ci hanno fatto fare sia usare gli attrezzi, uscire in barca, che poi diciamo collaborare proprio alla realizzazione della cartina, quindi con i computer, utilizzare dei programmi nuovi, è stato molto interessante e molto formativo. E volevamo restare e continuare questa esperienza, però bellissimo, rimarrà sempre nel cuore, speriamo di avere la possibilità di tornare. Il professore Emilio De Domenico, direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali dell'Ateneo Messinese, ha auspicato una collaborazione più intensa e continuata con l'Istituto Idrografico della Marina Militare. Sapere di poter contare su una collaborazione costante con una struttura come l'Istituto Idrografico della Marina, che oltre a questa nave, se non ricordo male, ne ha altre due, significa sapere di poter mandare i nostri studenti ogni anno a fare un breve stage su questa nave per aiutare loro a imparare qualche cosa e se riusciamo a organizzare bene le cose anche a prelevare campioni che possono essere di nostro interesse scientifico.